Ciao, allora benvenuti nel video dei flop del mese di giugno. Se la luce è un po' strana è perché la luce naturale che viene dalla finestra e i rumori sono il vento forte che mi sta buttando giù tutto quanto quello che sta crescendo sugli alberi e gli uccellini che si stanno divertendo perché tra poco vanno a letto probabilmente, non lo so, fanno mangiando le crocchette del gatto anche loro non è che sono molto a posto. Comunque sia, partiamo con i flop. E il primo incredibile, ma è questo contorno occhi della Sien, è il crema contorno occhi al melograno. Allora, tutti quanti ne avete parlato benissimo ed effettivamente non ci si può dire niente perché ha un INCI completamente verde, meglio di altri prodotti biologici. Quindi l'INCI non ha niente da che ridire, proprio è perfetto. Ha solo pallini verdi per capirci. Il prezzo 1,97 € per 15 ml, e dice cavolo, una volta si può provare, anzi dovete assolutamente provarlo per sapere se è adatto a voi oppure no. Però io non riesco a farmelo piacere perché è delicato, e sugli occhi va bene, è una crema delicata, leggera, si assorbe velocemente, va bene sia di giorno che di sera, è perfetta per il contorno occhi, non lo irrita, ma basta. È una cremina per il contorno occhi idratante e basta. Secondo me può andare bene per chi non ha nessun segno, né borse, né occhiaie, né sta andando, né ha più di 20 anni, ecco. Per chi non usa prodotti specifici per il contorno occhi, questo qui è davvero delicato, costa pochissimo, anche se non te lo metti tutti i giorni, non te lo ricordi. Prevenire è meglio, quindi se sei fortunata e non hai niente nei contorno occhi, inizia a usare un idratante così per più tempo non ce l'avrai. Ma a me proprio non fa niente, una cremina idratante, ma non riesco a trovarci nessun. L'INCI è buono, il prezzo è buono, ma niente, non mi ha. Non ha esaurito le mie richieste? Si dice così? Non mi ha convinto e questo lo boccio. Sicuramente ci saranno molti commenti su Dopo il questo. primo flop, che è stata una cattiveria tremenda, gli altri sono un po' più buona. Questo comunque è un flop ed è la crema viso giorno della Collagen Code Bottega Verde. Dice di essere una crema con azione avanzata con collagene vegetale, elastina defense e tutto quello che volete. Intanto è una crema giorno, ma io lo applico alla sera perché io di giorno applico solamente i sieri, perché poi vado comunque a truccarmi e quindi troppa roba sul viso non la voglio. Quindi l'applico la sera, ma va benissimo, ha un profumo un po' forte, però comunque non è persistente sulla pelle, mi ricordavo bene. Devo dire che se l'applico la sera, alla mattina non mi trovo con la pelle unta. Ha un buon potere idratante, questo sicuramente, però la boccio, non la comprerei, non ve la consiglio e non la compro. E questo era un campione, ma comunque non la compro perché preferisco altri prodotti e poi il profumo è un po' forte. Detto questo, comunque un 6 meno, diamo un 6 meno, 6 meno meno. Fa il suo lavoro, però a me non piace. E quindi, ok, ultimo flop, e anche questo è un 6 meno 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 meno, non lo so. Questa crema notte rassodante della Olaz Total Effect 7 in 1. Dice di essere, quanti miracoli che fa! Riduce le piccole rughe, idratazione profonda, colorito più uniforme, leggera sfogliazione, riduzione dei pori con antiossidanti, delicato rassodamento. Cosa vi posso dire? Intanto, questo prodotto mi era, non mi ricordo se l'avevo preso con uno sconto. Sì, l'avevo preso con lo sconto, quindi l'ho pagata sui 5 € e quindi andava bene. Prezzo pieno non la comprerei mai e sicuramente non la ricompro. E la cosa bella è il dispenser, perché così prendi solo la quantità necessaria di prodotto, non vai a toccarlo con le mani, non lo vai a contaminare, non prende aria. Questa è la cosa positiva. Ma per il resto è una crema idratante. Basta, 7 effetti, tutte e 7 idrata. È applicata la sera, effettivamente è un po' ricca come crema, quindi va massaggiata un minuto e mezzo sicuramente, e poi comunque assorbe. La mattina non mi trovo con la pelle unta, almeno questo per fortuna. Il profumo è delicato, quindi e poi non persiste.
ma non mi dice niente, è una crema idratante, basta, questi 7 effetti, niente. E quindi per il prezzo, perché comunque è vero, è una garanzia come marchio perché è una vita che c'è, ma costa anche abbastanza ultimamente. Quindi no, non la compro e non mi dice niente come crema. Allora, questi erano tutti i flop del mese di giugno. Sono stata più o meno cattiva, più che altro sono stata insoddisfatta questo mese, non so se si dice così. Comunque, fatemi sapere se avete provato qualcuno di questi prodotti e come vi siete trovate. Se ti è piaciuto il video, mettimi un like, iscriviti al canale e mi raccomando, clicca anche sulla campanella così verrai aggiornata per i prossimi video che carico. E alla prossima, ciao!